Ovviamente non sono un esperto della comunicazione mediatica, quindi mi trovo un attimino così a disagio a parlare a una camera invece che a una persona. Il momento è grave, molto grave. Le cose che stanno succedendo sono il seme di qualcosa contro il quale, contro cui ci dobbiamo mobilitare. Assolutamente tutti. Milioni di persone in buonissima fede, piene di ragione, sono cadute nella tela di un ragno, nella tela di due ragni. Probabilmente Grillo stesso in origine aveva anche delle intenzioni pulite e oneste, chi lo sa? Perché non crederlo, insomma. Il problema è che qualcosa è andato male dopo, nella sua mente, nel suo ego. Il problema è soltanto uno, che Grillo e Casaleggio hanno costruito una formidabile macchina politica di cui detengono in maniera assoluta e totale il potere. In che senso? Nel senso che Grillo è proprietario unico del simbolo unico del Movimento 5 Stelle. Il problema che emerge, diciamo, la forma che la proprietà intellettuale del logo, con la possibilità attraverso la rivendicazione di questa proprietà del logo stesso di rendere i cittadini del Movimento 5 Stelle non cittadini, dal momento in cui gli viene revocata la possibilità di parlare a nome del Movimento, è, a mio avviso, un atto di signoraggio politico. Signoraggio politico, ecco, come appunto abbiamo visto fare con i vari dissidenti del movimento ai quali sono pervenute le lettere dello studio legale Squassi e Montefusco, firmate dall'avvocato Montefusco, la quale recita: egregio signor, eccetera, eccetera, le indirizzo la presente in nome per conto del signor Giuseppe, detto Beppe Grillo, bla 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 bla, su tali promesse le comunico la decisione del signor Grillo di revocare l'autorizzazione all'utilizzo da parte sua del nome e del marchio del Movimento 5 Stelle, di cui egli è esclusivo titolare, invitandola a volersi astenere per il futuro dal qualificare la sua azione politica come riferibile al movimento stesso o più in generale come ispirata dalla persona del mio cliente. Ora, questo qui è un atto di ritiro della cittadinanza politica all'interno del movimento. Immaginiamoci che la bandiera della nostra nazione, del nostro Stato, di cui noi siamo cittadini, aventi diritti e doveri, fosse
di proprietà e difesa dalle leggi sulla proprietà intellettuale fosse di proprietà di una sola persona che ci vietasse di utilizzare la bandiera. Ciò significa che sui nostri documenti, per esempio, non potrebbe più esserci la presenza statutaria del nostro paese. Cioè, è esattamente la stessa cosa. Togliere l'utilizzo del movimento, togliere la possibilità di parlare a titolo di un movimento, tramite, ed è quindi di utilizzare il logo, e anche di dichiarare anche l'ispirazione stessa, diciamo, a questo momento, significa di fatto ritirare non il logo in quanto cittadinanza politica. Ed è soltanto la cittadinanza che, diciamo, rende la persona depositaria di diritti, in questo caso politici, cioè quindi del diritto della parola e dell'azione politica all'interno di una sfera pubblica. Questo è il discorso, questo è uno dei punti chiave. Quindi, Grillo e Casaleggio, per utilizzare una frase che Grillo utilizzò in uno spettacolo rispetto alle intercettazioni telefoniche, di cui anche lui era stato, diciamo, oggetto, quando disse: questi hanno, con 140.000 registrazioni telefoniche dei deputati, ti tengono per i coglioni. Questa è l'espressione che Grillo utilizzò in uno spettacolo. Ecco, questa espressione di tenere le persone per i coglioni, che Grillo utilizza nello spettacolo, è evidentemente politicamente presente nella mente di Beppe Grillo, e avendo presente questa specie di mossa di arte marziale politica, cioè di tenere per le palle qualcuno, in senso figurato, lui praticamente tiene per le palle qualsiasi membro del Movimento 5 Stelle, perché nel momento stesso che qualcuno osasse una minima dissidenza o un minimo allontanamento dalle linee tracciate, diciamo, dalla diarchia Grillo-Casaleggio, verrebbe immediatamente reso politicamente apolide. Cioè, ovvero sia senza una cittadinanza. Questo è una forma di. Questa è la forma, dunque, che ci dobbiamo aspettare se un domani questo personaggio, questa persona, queste persone potessero esercitare un'influenza così forte politica da informare, diciamo, la nostra Repubblica alla loro Weltanschauung, alla loro visione della vita. Fortunatamente, la nostra Costituzione è stata scritta dopo una dittatura, dopo un ventennio di dittatura. I padri costituenti che hanno scritto la Costituzione, hanno scritto la Costituzione dopo aver profondamente conosciuto la struttura totalitaria del fascismo, il quale non è stato letale come è stato il nazismo, semplicemente per un fatto di antropologia, del popolo italiano rispetto a quello tedesco, informato più, diciamo, alla precisione prussiana, no? Fortunatamente noi mediterranei, alla fine, avevamo un totalitarismo a maglie molto larghe, cosa di cui Mussolini si è sempre rammaricato. Quindi, questi padri costituenti, scendendo dagli Appennini e dalle Alpi dove avevano combattuto e dove avevano esercitato la democrazia partecipata,
ma avente uno scopo e una realtà, i Comitati di Liberazione Nazionale e le assemblee partigiane, dove le decisioni che si dovevano prendere erano decisioni che avrebbero potuto produrre la morte, l'insuccesso, la prigionia, la tortura, quindi non si potevano permettere, diciamo, di non ascoltare le idee, perché ovviamente le idee potevano portare, se sbagliate, a conseguenze drammatiche o altrimenti potevano portare a una vittoria, a un successo contro il nazifascismo e soprattutto alla sopravvivenza. Quindi questi padri costituenti che esercitarono la resistenza clandestina per 20 anni, che si confrontarono con un apparato totalitario per 20 anni, non scrissero l'articolo 67, caro Beppe Grillo, che è l'incubo che ormai assedierà le tue notti da qui al resto della tua carriera politica, che io prevedo assai breve. Perché l'articolo 67 recita, e adesso se mi date soltanto un momento ve lo leggo, esattamente queste parole: ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Ora, che cosa vuol dire? Perché i padri costituenti hanno scelto di svincolare i parlamentari, gli eletti, dagli influssi, dagli addentellati che politici dei loro partiti o delle loro lobby? Perché, varcata la soglia del Parlamento, un deputato, un parlamentare, sebbene venga o dal Partito Comunista o dal Partito Socialista o dal Partito Repubblicano o da quello che volete voi, da quel momento in poi, varcata quella soglia, non deve più rispondere al suo partito, al suo direttorio o al gruppo industriale o commerciale che con la sua forza lo ha mandato in Parlamento. Beh, mi sembra molto chiaro, perché altrimenti in Parlamento non ci sarebbe un'assemblea governata dalle coscienze politiche che devono lavorare intorno ai problemi di una intera nazione. Non ci sarebbe nemmeno la responsabilità morale dei parlamentari, perché se io parlamentare dipendo dal mio direttorio fin dentro il Parlamento, vuol dire che le mie azioni sono azioni di cui non rispondo più. Non solo, cioè vuol dire che io posso eseguire ciecamente degli ordini, e questo qui è un argomento che è stato molto udito in frangenti storici che si chiamano, per esempio, processo di Norimberga, no? Allora, i nostri padri costituenti, con l'articolo 67, hanno inteso a responsabilizzare personalmente, moralmente, i parlamentari, i deputati, cioè i rappresentanti. E seconda cosa, hanno voluto impedire che essi fossero coercibili dall'esterno, ovvero sia hanno voluto creare un organismo, il Parlamento, che può resistere eventualmente anche a una situazione drammatica esterna in cui rapporti di forza improvvisamente sviluppatesi o crollati possano minacciare la libertà e la pluralità della nazione. Ora, è ovvio ed evidente che l'uomo, l'essere umano, è un animale, un essere, uno zoon politikon, un animale politico, il cui limite è la corruttibilità. Nessuno è per
principio incorruttibile. Ora, non credo che i padri costituenti non conoscessero questa realtà psicologica, anche perché si erano dovuti confrontare con cose che hanno messo a durissima prova la loro morigeratezza e la loro integrità morale, come ad esempio le torture, e hanno sperimentato sui loro corpi martoriati. Nei centri di interrogazione come via Tasso, che cosa significa la tenuta morale di un essere? Basta leggersi un po' di libri, insomma, adesso non voglio dilungarmi. Quindi io credo che i padri costituenti si siano trovati di fronte a una scelta. La scelta era questa, con l'articolo 67. Cosa tra i due mali, perché evidentemente si tratta di due mali possibili, qual è il male minore, qual è il male letale e qual è il male con cui si può convivere con una pratica di cura e di attenzione? Ora, il male con il quale si può certamente convivere rispetto al punto che la democrazia, nei limiti in cui possiamo farla essere tale, nei limiti in cui possiamo farla essere tale, è il valore principale. Allora, rispetto a questo obiettivo della democrazia, è normale che i padri costituenti hanno scelto l'opzione meno grave, ovvero sia di sopportare l'eventuale disonestà morale ed intellettuale di qualche eletto che può tradire il mandato per cui è stato mandato al Parlamento, piuttosto che permettere d'ufficio che i parlamentari fossero manovrabili dall'esterno e che in questa loro manovrabilità perdessero persino le responsabilità personali, morali e storiche dei loro atti. Quindi l'attacco di Grillo all'articolo 67 della Costituzione ha unicamente il merito di illustrarci esattamente da quali idee e da quali principi è informata la sua azione politica. Quindi il momento è grave e Grillo è un fascista, come diceva Nicola Chiaromonte nei suoi scritti politici. Nicola Chiaromonte, altro antifascista, combattente e grandissimo intellettuale, esiste un fascismo esistenziale, prima ancora che un fascismo politico. E Grillo sicuramente è caduto con tutte le scarpe dentro a questo fascismo, nel momento in cui ha costruito una macchina e non ha dato vita a un movimento. Purtroppo milioni di persone credono a questo movimento. Purtroppo gli argomenti utilizzati per sviluppare questo movimento sono tutti assolutamente plausibili, cogenti, attuali, urgenti. Ovvio. Del resto, insomma, se vogliamo andare a vedere gli atti di nascita dei totalitarismi, non possono che basarsi su motivazioni che sono nel ventre delle persone, che sono nello stomaco delle persone, perché come ci ricorda Hannah Arendt, i totalitarismi non esistono senza l'appoggio quasi completo delle masse, purtroppo. Quindi questo è il discorso. Se Grillo realmente è animato
da questo amore per la libertà, per la democrazia, per una vita migliore, regali il simbolo che preventivamente è andato a registrare come il marchio di un qualsiasi prodotto. E questo ci dice, ce la dice lunga su sul suo inconscio, non so come chiamarlo, su quello che veramente lo anima nel profondo, sul lato oscuro, no? Io faccio un movimento e prima di fare il movimento cosa faccio? Vado a registrare il marchio e lo registro in una maniera tale per cui chiunque entri nel mio movimento mi mette i suoi coglioni nelle mani e io glieli stringo non appena si muove. Ecco, tutto ciò, questo potere castratorio di questo padre primordiale che domina con pugno di ferro e con teatrale benevolenza i suoi figli, finirà esattamente grazie all'articolo 67 della Costituzione, che renderà gli eletti del movimento, restituirà gli eletti del movimento, anzi, al movimento stesso. E grazie a questo articolo 67, che libererà gli eletti del movimento, se lo comprenderanno, se saranno in grado di capire il dettato costituzionale di questo articolo e della responsabilità di cui sono investiti esattamente anche grazie a questo articolo, allora se gli eletti comprenderanno che cosa intendessero i padri costituenti con questo articolo, comprenderanno anche che varcate le soglie del Parlamento e varcate le soglie del Senato, saranno in grado, dovendo rispondere alla nazione e non più al padre castratore primordiale Beppe Grillo, dovranno rispondere alla nazione, essi saranno in grado, se vogliono, di restituire, di strappare il Movimento 5 Stelle al signoraggio che lo domina e di restituirlo ai milioni di persone, ai milioni di uomini e di donne che lo hanno costruito realmente, che lo hanno riempito delle loro vite, delle loro storie e dei contenuti. Io non sono affatto contro il Movimento 5 Stelle. Io penso che le persone che stanno dentro al movimento siano persone meravigliose. Il movimento, diciamo che racchiude, il movimento è una specie di magnete che ha un polo positivo e un polo negativo. Da una parte attrae il meglio nei suoi programmi che si sono via via delineati. Nelle sfere pubbliche reali del movimento nei territori. E lì è il polo che ha attratto il meglio della nazione, ma ha attratto anche il peggio della nazione. Ha attratto il peggio nel momento in cui ha attratto tutte quelle forze che non volendo fare nessuno sforzo politico si sentono rassicurate. Diciamo lasciando libero il loro istinto gregario, che è un istinto sempre fascista, ok? E quindi questo movimento ha questi due poli, va bene? Ora bisogna restituire il movimento, bisogna che questo movimento si restituisca a se stesso, liberandosi in primis dal signoraggio di questi due signori, di questi due signori. E l'articolo 67, lasciato in eredità dai costituenti antifascisti, sopravvissuti a un ventennio di regime fascista, è uno degli strumenti che restituirà a loro la libertà.